Perù è un paese estremamente vasto e variegato, dove si trovano il mare, il deserto, le montagne e il lago navigabile più alto del mondo. Con una superficie di 1.285.000 km², di cui il 70% di foresta amazzonica, è il terzo stato dell'America Latina. Qui si trovano costruzioni molto antiche, a testimonianza di un regno in parte affascinante e in parte ancora avvolto nel mistero, quello del popolo Incas. Lima fu fondata dal conquistatore del Perù, Francisco Pizarro, il 6 gennaio 1535 con il nome di Città dei Re, in onore dei Re Magi. Grazie alla sua vicinanza alla costa, la città divenne rapidamente una potente metropoli e nonostante sia stata colpita da numerosi terremoti, ha conservato fino ai giorni nostri molti edifici dell'epoca coloniale che si affacciano intorno alla Plaza de Armas, come la cattedrale, progettata dallo stesso Pizarro, il Palazzo del Governo e il Palazzo Municipale. Dal 1991 il centro storico di Lima è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità. A partire dalla metà del secolo scorso, Lima ha subito uno sviluppo enorme e disorientato a causa di un aumento demografico dovuto soprattutto a una migrazione interna durante la guerra civile, scoppiata negli anni '80 fra Sendero Luminoso e le forze dello Stato, che flagellò l'intero paese. Migliaia di campesinos fuggirono dai loro villaggi riversandosi nella capitale, portando nelle loro valigie la speranza di trovare un futuro migliore, soprattutto per i propri figli. Così, oggi la città, con i suoi 10 milioni di abitanti, vive una costante contraddizione tra il centro e la periferia, tra il ricco e il povero. Giovanni Vaccaro, un italiano, e sua moglie Nancy hanno deciso di abitare a Lima, dove la periferia confina con le baraccopoli, per seguire il lento cammino di queste persone verso uno sviluppo sociale. Mio fratello che guardi il mondo non somiglia a te. Nella loro casa, il clima di serenità e allegria rende meno pesante il disagio provato di fronte a tanta povertà. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Sotto un cielo coperto da una fitta nebbia, la garua, che non abbandona mai Lima da maggio a settembre, i mototaxi si inerpicano su per una strada sterrata, resa fangosa dall'umidità. Ai lati, abbarbicate ai pendii della collina, spuntano centinaia di abitazioni costruite con materiali poveri. Sono nato e ho lavorato in ogni paese e ho difeso con fatica la mia dignità. Sono nato e sono morto in ogni paese. Siamo nel quartiere di Corona Santa Rosa, dove l'associazione Yacha Iwasi, fondata da Giovanni Vaccaro, si impegna ad aiutare attraverso un programma educativo e sanitario
questa popolazione confinata a vivere nelle baraccopoli, aprendo nuovi orizzonti di sviluppo ispirato ai diritti umani, al lavoro, alla giustizia e alla solidarietà reciproca. Il cielo non ti guarda, se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. A Corona Santa Rosa, da qualche anno, è stata attivata l'energia elettrica e messo a punto un sistema di rete fognaria. Ma ci sono ancora altri quartieri come questo che non usufruiscono di nessun aiuto. Hanno solo l'inquinamento provocato dal cementificio che emana una grande quantità di polvere e causa, assieme all'alta umidità che ristagna nella zona, malattie respiratorie che possono risultare mortali per molti bambini, sia per l'alto costo delle medicine, sia per la mancanza di servizi medici. Mio fratello, che guardi il mondo, e il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo, e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. El Salvador è un distretto municipale di Lima che dagli anni 70, periodo della sua nascita, ha visto protagonisti e fondatori della sua storia grandi e famosi personaggi come Maria Elena Moyano, assassinata a tradimento nel febbraio del 1992 per opera di Sendero Luminoso, perché rappresentava un pericolo per il loro progetto che mirava a sovvertire l'ordine sociale attraverso la lotta armata. Grandes personalidades de todo el mundo han visitado Villa El Salvador. Uno de los más destacados fue el Papa peregrino Juan Pablo II, quien se dirigió a más de 2 millones de fieles que llegaron de diferentes partes de la ciudad. È l'ultimo momento de mi visita in Perù e sta aquí en este pueblo joven que se llama Villa del Salvador. Maria Elena fu per la popolazione il simbolo del coraggio e della resistenza, l'apostolo della non violenza e della giustizia sociale ottenuta con l'amore e la pace. La sua tomba ora giace abbandonata in un angolo del cimitero di Villa El Salvador. La lapide non riporta nessuna scritta, perché per tutte le persone che l'hanno amata, il suo nome è scolpito nei loro cuori per sempre.
La presenza della cordigliera andina ad oriente, che impedisce alle nubi cariche di umidità di raggiungere la costa, e la corrente fredda di Humboldt, che ostacola la formazione di piogge tropicali, hanno contribuito nel tempo a trasformare la costa del Perù in un immenso arido deserto. Ma nonostante ciò, con uno sfruttamento intelligente dell'acqua di fiumi che nascono dalle Ande e percorrono queste valli per raggiungere l'oceano, sono fiorite numerose civiltà pre-incaiche e incaiche, in grado di costruire grandi città, trasformandole in centri di grande sviluppo economico e sociale. La corrente fredda di Humboldt, congiunta a quella degli Alisei, favorisce la formazione di numerose specie di plancton che richiamano nelle acque dell'Oceano Pacifico grossi banchi di pesci, una risorsa per la pesca e un sostentamento per migliaia di uccelli. Da uno dei piccoli porticcioli della penisola di Paracas è possibile salpare per le isole Ballestas, chiamate anche piccole Galapagos. L'arcipelago, distante 10 miglia dalla costa, è formato da alcune isole e da grossi faraglioni battuti dal vento. Un vero paradiso naturale per pinguini, leoni marini e uccelli di ogni specie. La grande quantità di escrementi depositati dagli uccelli sugli scogli viene sapientemente raccolto e usato come fertilizzante naturale. L'utilizzo di questo concime risale addirittura ai tempi incaici e ancora oggi rappresenta una voce importante nell'economia del paese. Sul versante nord della penisola, sulle colline sabbiose, si può ammirare il famoso candelabro, un gigantesco geoglifo di origine sconosciuta, alto più di 150 metri e largo almeno 50. Fino ad oggi non c'è ancora una spiegazione sul significato di questa figura. Si pensa potesse servire come punto di riferimento utile alla navigazione tra le impenetrabili nebbie della zona. Una strada fatta di sale serpeggia all'interno della riserva di Paracas e raggiunge la dritta scogliera dove il deserto di San Nitro si consegna a un mare azzurro. I colori sfumati della sabbia, che variano in continuazione, rendono il paesaggio di questo luogo estremamente suggestivo.
Da un punto panoramico a picco sul mare, troneggia la cattedrale, il cui arco è crollato durante il violento terremoto del 15 agosto 2007. Ne rimane un grande faraglione, rifugio per tanti uccelli. Dagli scavi effettuati negli anni 50 sono stati rinvenuti vari insediamenti umani, risalenti alla cultura Paracas. Questo fa pensare che alcune zone di questo deserto sarebbero state rese fertili privandole dello strato di sabbia, fino a raggiungere il terreno umido e quindi coltivabile. Paesaggi come questi fanno ricordare un deserto africano. Ma queste dune alte fino a 200 metri non sono altro che un'estensione del deserto di Atacama del Cile. Maria Reiche, nata a Dresda nel 1903, quando realizzò il suo primo viaggio in Perù, all'età di 29 anni, non fu certo per passioni archeologiche, ma per lavorare. Prima come insegnante presso una famiglia di Cusco e poi come traduttrice in un'università di Lima. E fu proprio lì che incontrò Paul Kosok, che in seguito le fece conoscere quella che divenne la sua amata Pampa, in quanto archeologo è già conoscitore delle misteriose linee. Da allora la Reiche dedicò più della metà della sua vita ad indagare, trascorrendo da sola intere giornate in mezzo al deserto, sul mistero delle linee, attribuendone la funzione di osservatori astronomici. In seguito, attraverso innumerevoli studi, sono state avvalorate molte teorie sul loro significato, ma ancora oggi le linee Nazca rimangono uno dei principali misteri archeologici del mondo. I disegni, che si possono osservare in modo completo solo dall'aereo, furono realizzati dalla civiltà Nazca tra il 200 a.C. e il 700 d.C., su un terreno desertico, rimuovendo le pietre scolorite dal sole, rendendo così un contrasto cromatico con il colore giallo del suolo argilloso, e lasciando un'eredità che dura nonostante il passare del tempo, della sabbia e del vento. Su questo arido deserto sono state disegnate innumerevoli linee, alcune lunghe addirittura 8 chilometri, e gigantesche figure geometriche quali triangoli e trapezi
che sembrano piste di atterraggio per ipotetiche astronavi, tanto da suscitare ardite tesi di contatti tra la civiltà Nazca e gli extraterrestri.